Un uomo mite, paziente e umile che si è lasciato guidare sempre dallo Spirito di Dio. Un uomo i cui prodigi e miracoli lo hanno reso famoso nel popolo, ma anche perseguitato dall'invidia dei suoi stessi confratelli. Stiamo parlando di Fra Salvatore, anzi San Salvatore d'Aorta, un santo straordinario, ma poco conosciuto nel panorama cristiano-cattolico. San Salvatore nacque a Santa Coloma, nella diocesi di Gerona, in Spagna, nella provincia di Barcellona, nel dicembre del 1520. Suo padre e sua madre erano molto poveri, ne lavoravano nell'ospedale del luogo, assegnati al turno notturno, e assistevano i malati più indigenti. Perse entrambi i genitori quando era ancora bambino e si trasferì a Barcellona, dove svolse i lavori più umili, tra cui anche il ciabattino. Soltanto nel maggio del 1542 ebbe modo di pronunciare i voti francescani proprio nel convento di Santa Maria a Barcellona. E in questo modo ebbe modo di coronare il suo sogno, quello di appartenere a Cristo. Durante il giorno lavorava nella cucina, dove la sua umiltà e la sua devozione alla preghiera testimoniavano un profondo desiderio di intimità con Dio. Di notte, invece, cercava intensamente questa intimità nella preghiera. Subito dopo venne inviato nel convento di Santa Maria del Gesù a Tortosa, dove svolse le mansioni più umili, fu cuoco, mendicante, portinaio, e proprio le cure che prestava durante i giri della questua lo resero noto all'intera popolazione del villaggio con l'appellativo di dispensatore di miracoli. Ogni giorno tantissime persone si radunavano intorno al convento chiedendo la sua intercessione, a tal punto però da suscitare l'incomprensione dei confratelli e l'ostilità dei superiori. E questo è descritto in tantissimi quadri, tra cui quello custodito nella parrocchia di San Bernardino a Molfetta. Pertanto fu trasferito in un convento sperduto tra le montagne a Belipuig, molto vicino ad Orta. E proprio nel 1559 fu trasferito ad Orta, nella provincia di Tarragona in Catalogna, e vi rimase per ben 12 anni, sempre compiendo miracoli straordinari, ma vivendo in grande umiltà e preghiera. Ogni giorno numerosi erano i fedeli che si radunavano al convento e chiedevano di vedere il frate. E sapete che cosa consigliava San Salvatore? Invitava i fedeli alla confessione e a comunicarsi con l'Eucarestia. Subito dopo li benediceva e molti ne venivano sanati. Anzi, secondo le cronache dell'epoca, dovevano essere più di 2000 i pellegrini che ogni settimana arrivavano da lui. Purtroppo, ancora una volta, e a causa delle lamentele dei suoi confratelli, Fra Salvatore fu costretto a spostarsi nel convento di Reus. Ma anche qui numerose furono le persecuzioni che lo costrinsero nuovamente a tornare a Barcellona, che era la sede dell'Inquisizione spagnola. Lui vi fu anche denunciato, ma ne uscì vittorioso e trionfante
con la fede e la carità dei santi. Una volta un amico lo mise in guardia dalla vanagloria, ma Salvatore gli rispose in questo modo: non sono che un sacco di paglia, il cui valore rimane lo stesso sia che si trovi nell'attico, nelle fondamenta o nella stalla. È evidente da queste parole quanto Salvatore fosse un uomo umile e obbediente a Dio, mite ed umile di cuore. Per quanto fosse ormai diventato assai conosciuto e molti dal popolo o dai nobili andassero da lui per incontrarlo dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, Salvatore non cambiò mai. Continuò a pregare incessantemente, a digiunare rigorosamente, a camminare scalzo. Questo evidenziava di lui una fedele costanza al servizio di Dio. Ultima tappa del suo percorso di vita fu il convento di Santa Maria di Gesù a Cagliari, in Sardegna, e qui trovò un'oasi di pace e tranquillità, soprattutto per il suo spirito. Pur continuando tutti quei fatti ed eventi straordinari che avevano caratterizzato la sua vita, ma che gli avevano procurato sofferenze, dolori e incomprensioni, potremmo dire che fra Salvatore beneficava la vita degli altri, ma avvelenava la sua. Ma questo suo atteggiamento spirituale è stata l'espressione più lampante, più palese della sua umiltà e povertà di cuore, che andava ben oltre ciò che aveva professato nei voti francescani. Per lui essere povero equivaleva ad essere profondamente fedele a Dio. La povertà obbliga ad essere umili, stimola ad essere devoti, toglie le occasioni di quei litigi che spengono la carità fraterna. Colpito da una violenta malattia, Fra Salvatore morì a Cagliari il 18 marzo del 1567, che ancora oggi ne venera le reliquie nel santuario di Santa Rosalia. Da qui, da Cagliari, il culto per il taumaturgo si diffuse ben presto e rapidamente in Spagna, Portogallo, Francia ed Italia. E il 16 febbraio del 1606, su input del re di Spagna, il Papa Paolo V gli accordò il titolo di beato, poi confermato nel 1711 da Papa Clemente XI. E il 17 aprile del 1938 il Papa lo canonizzò, stabilendo la festa liturgica il 18 marzo.